Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Si rinnova l'appuntamento con la Proloco di Zero Branco e con i deliziosi asparagi di Badoere IGP. A Zero Branco, infatti, fino al 23 aprile c'è la 26esima mostra dell'asparago di Badoere IGP. Presso la struttura di Via Tagliercio troverete appetitose specialità a base del germoglio di primavera. Per tutta la durata della manifestazione, possibilità di acquisto asparagi, filiera di lavorazione, divertimento e ballo con le migliori orchestre. Novità 2023, il laboratorio per fare un germoglio ci vuole un seme. Un'occasione unica per scoprire il magico mondo degli asparagi. Per il programma completo vi consiglio di visitare il sito prolocozerobranco.it. Nel 1994 la prima scoperta di pianeti extrasolari. La scoperta degli esopianeti è resa possibile da metodi di osservazione indiretta o da osservazioni al telescopio. Spesso la ricerca di esopianeti coincide con la ricerca di mondi in grado di ospitare una forma di vita extraterrestre. Gli esopianeti conosciuti appartengono a sistemi solari che orbitano attorno ad una stella. Ad oggi ne risultano conosciuti 5.357 pianeti extrasolari in 3.954 sistemi planetari diversi. L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Winston Churchill. Vediamo insieme la cartolina di oggi di Notes Turismo, scopriamo le bellezze del Veneto e il fascino unico della nostra regione. La provincia di Verona, con le colline e i monti Lessini, il lago di Garda e le diverse zone climatiche e geologiche, è da millenni un territorio vocato ad una produzione vitivinicola ampia e variegata. Non si può infatti parlare delle terre scaligere senza citare i vini veronesi, così numerosi e diversi. Nella provincia ci sono diverse zone dove si producono vini di qualità, bianchi e vini rossi, apprezzati in tutto il mondo e rinomate DOCG che tutti ci invidiano. Per la precisione, si producono 5 DOCG e ben 14 DOC. Non a caso si tiene qui ogni anno il Salone Internazionale dedicato al vino e ai distillati, il Vinitaly, vetrina eccellente per pregiati vini e cantine. Un territorio dunque particolarmente fertile, anche grazie alla vicinanza con il lago di Garda, che permette un microclima perfetto per la coltivazione della vite. La zona più famosa di produzione è forse la Valpolicella, una terra ricca di natura, arte e sapori, uno dei luoghi più visitati dagli amanti del vino. Qui è il celebre rosso Amarone della Valpolicella a farla da padrone, eccellenza della produzione regionale. Non solo esperienze del gusto che coinvolgono tutti i cinque sensi, geograficamente la Valpolicella si estende su 8 diversi comuni. Borghi e paesi ricchi di storie e tradizioni, in un'atmosfera antica che permette quasi di fare un salto indietro nel tempo, tra chiese secolari, ville venete, percorsi naturalistici e trattorie in cui degustare piatti tipici da abbinare ad una bottiglia di buon vino, capace di racchiudere un mondo fatto di passione e tradizione vinicola. Notes Turismo oggi ci ha portato nelle Terre Scaligere, un luogo splendido, un ottimo spunto per le vostre gite fuori porta in Veneto. È tutto, arrivederci.